Cari amici di Italia Fish TV, Tubertini Fideritur questa volta si è spinto al sud d'Italia, in Calabria precisamente, nella provincia di Cosenza. Ora ci troviamo nel comune di Camigliatello Silano, che si trova all'interno del comprensorio del Parco Nazionale della Sila, località famosa anche per i suoi impianti sciistici. Bene, siamo con Peppino, titolare dell'Hotel Cristallo, che naturalmente ringraziamo per l'ospitalità. Ci ha colpito tantissimo un messaggio di benvenuto che c'è all'entrata dell'hotel. Si entra da ospiti e andate via da amici. È vero, perché veramente siamo stati benissimo. Ma io intanto ringrazio voi per l'opportunità che avete dato a questo territorio, che sicuramente merita molta visibilità e che invece ne riceve pochissima. Chiaramente la Sila fa parte del Parco Nazionale della Calabria, è un posto che veramente merita perché è l'altipiano più vasto d'Europa. Turisticamente d'inverno c'è un impianto dove veramente ci sono dei paesaggi stupendi. Abbiamo dei bellissimi itinerari che poi vedete nel filmato di pesca, ottima cucina, la cordialità calabrese, quindi vi invitiamo a venire a visitare questa bellissima zona che è la Sila. Sembra una bella giornata stamattina. Speriamo bene. Non è per andare a pesca. Ancora si vede. Si vedono le stelle ancora. Carichiamo la macchina e si parte. Qui al Lago Arvo oggi adoperiamo un mix mai comprovato, di comprovata efficacia. Utilizziamo un po' di aroma allo strawberry, a quale aggiungeremo 1 chilo di fondo big rossa, e 1 chilo di carpa tinca. In questo lago ci dovrebbero essere comunque ciprinidi come carpe, scaldo del Carrassi, e quindi questa è sicuramente una pastura ideale, mentre Stefano, che poi vi farà vedere, utilizzerà una pastura a base gialla, quindi di colorazione gialla. La pastura naturalmente miscelata bene, poi opportunamente bagnata ed è pronta per la pesca. È una pastura sicuramente dal gusto dolce all'intenso aroma di fragola. Bene, stiamo iniziando questa avventura in questo splendido scenario. Il lago veramente tutto intorno, insomma, la natura che lo circonda è veramente di straordinaria bellezza. Stiamo ultimando gli ultimi preparativi e poi siamo in pesca e vedremo effettivamente se oltre alla bellezza del luogo ci sono anche tanti pesci, e quindi un itinerario che vi consiglieremo. Conoscendo le abitudini dei pesci di questo lago, abbiamo deciso di partire, come avete visto prima, con la tecnica classica, quindi con un cage e un finale di circa 70-80 cm, e a questo abbineremo il pellet feeder che riempiremo con bigattini a chiudere un tappo di pastura. Ecco il pellet feeder riempito. Una volta sul fondo, naturalmente la pastura uscirà da questa parte e farà fuoriuscire tutto il bigattino all'interno con il nostro amo. Sì, siamo in postazione, Silvia e Stefano, abbiamo le canne in acqua e stiamo aspettando, e forse anche la cosa più bella della pesca quando si affronta un nuovo itinerario. La prima volta appunto che si immergono le canne in un ambiente così, tra l'altro bellissimo, suggestivo, l'attesa della prima tocca che naturalmente ci dà la speranza che ci siano tanti pesci è forse il momento più bello, quindi non ci resta che aspettare. Per questa sessione di pesca oggi utilizzerò una pastura gialla, come vi ha già anticipato Giuseppe, che è un mix tra la Calassio Special e la Fondo Big, con aggiunta di qualche bigattino vivo all'interno della pastura. Per quanto riguarda i pasturatori, oggi utilizzerò il long range, che è questo, il rocket e un open end in plastica chiusa, in modo che possa contenere bene i bigattini al suo interno con due tappi di pastura. Per quanto riguarda i terminali, oggi utilizzerò i Next Fluorine nella misura del 12, dello 0,12 e dello 0,14. Per quanto riguarda gli ami, oggi utilizzerò la serie numero 15 nella misura del 20, del 16 e del 13, a seconda dell'innesco che decido di fare. Bene, oggi ci troviamo all'interno del Parco della Sila e precisamente nel Lago Arvo. Ci siamo arrivati per forza di cose, perché la nostra meta prefissata era un altro lago, il Lago Cecita, che purtroppo si è presentato con un livello bassissimo, al punto tale che era impossibile pescare. Quindi, dopo un breve consulto, grazie anche alla collaborazione del Corpo della Forestale, Ci hanno indicato questo lago e quindi stiamo ora improntando la pesca appunto in questo lago che si presenta molto bene. Il fondale è basso, degradante, l'acqua è trasparente, indubbiamente la location è meravigliosa, ci troviamo in un contesto unico sicuramente, la Sila è veramente bella, una paesaggistica meravigliosa, come potete notare siamo incastonati tra le montagne, circondati da una foresta di pini. Va benissimo così, adesso aspettiamo solo le grandi partenze dei Cavedani che sembra che popolino questo lago in buon numero e vediamo, speriamo bene. Finalmente una partenza, abbiamo un pesce in canna, adesso siamo curiosi di vedere che tipo di pesce sarà. Siamo andati sulla montatura classica del feeder, quella che abbiamo fatto vedere prima. Potrebbe essere un carrazzola con un cavedano, adesso vediamo un attimo. È un bellissimo cavedano, è un cavedanone. Non potevamo iniziare meglio questa giornata di pesca. Questo sicuramente è un signor cavedano. Bellissimo veramente, la livrea perfetta. Finalmente una partenza anche qua. Dovrebbe essere un bel cavedano anche questo, vediamo adesso. Un'altra partenza anche sulla canna a pellet feeder con i bigattini. Sicuramente sono pesci con una vitalità, vista la qualità dell'acqua, una vitalità eccellente. Eccolo qua, un altro splendido cavedano. Quindi siamo più che felici di questo inizio al lago di Arvo. Visto che il fondale degrada molto dolcemente, è veramente piatto, abbiamo preferito appunto posizionarsi in acqua con i nostri panieri, tra l'altro abbiamo tutto a portata di mano, quindi è una postazione molto comoda, in acqua per avvicinarsi naturalmente a un fondale un po' più profondo dove guadinare meglio i pesci. Ecco, questo è un altro pellet feeder, stavolta di casa Misa, naturalmente anche il funzionamento è sempre quello, abbiamo dato un po' di scotch, un adesivo nero in modo da chiudere alcuni fori e costringere i bigattini ad uscire solo dalla parte frontale. Un'altra partenza, stavolta sempre sulla canna pellet feeder con i bigattini, con la Concept da 12 piedi alla zona medium light, Anche questo è un super cavedano. La liamica che stiamo utilizzando è la serie 229, leggermente più piccola dei precedenti, però sicuramente è un signor cavedano. Anche Stefano aveva un pesce in canna, noi lasciamo il mio e ritorniamo in pesca. Guardate la mangiata di bigattini che ha lasciato. E lui, quello piccolino, purtroppo perde la sfida. Qui abbiamo variato la specie di pesce, quindi ecco a voi un gardon. Non sapevamo che esisteva anche questo pesce in questo lago. Comunque guardate che colori meravigliosi, queste pinne rosse. Il recupero delle carpe sicuramente è complicato perché il fondale è basso fino a 10-15 metri da riva, facilita la rottura del monofilo grazie allo stregamento appunto sui ciotoli presenti in questo lago. Pescando i gavedani non possiamo andare oltre lo 0,14, quindi le catture e il recupero di questi pesci diventa sempre più difficile e complicato. Eccola qui, finalmente a guadino. Un'altra bellissima carpa, dalla livrea impeccabile, veramente un bel pesce. Bene, complimenti a Giuseppe, complimenti a questo lago, questa meraviglia naturale che abbiamo qua in Calabria. Complimenti. Noi invitiamo tutti gli amici telespettatori di Italia Fish TV a venire a pescare in questo veramente paradiso della pesca e vi rimandiamo al prossimo appuntamento di Tubertini Feeder in tour. Ricordatevi sempre una cosa, prima di tutto la pulizia del sito, prima di abbandonare il posto di pesca si raccomanda vivamente di pulire e di non lasciare niente in abbandono. Noi abbiamo avuto la fortuna di trovarlo pulito e lo lasceremo pulito, come è giusto che sia. Bene, alla prossima.